E adesso è arrivato il momento del consueto appuntamento del sabato con il nostro TG Tra la gente, curato da Massimo Ziglio e Vincenzo Monteleone. Questa volta parliamo del disagio percepito dagli italiani sul territorio locale, ma sentiamo cosa hanno risposto al microfono. Torna la consueta rubrica Tra la gente per trattare un tema molto caldo e molto sentito. Ma in Alto Adige c'è ancora un certo disagio tra italiani e tedeschi? No. Non lo sente? No. Ma direi di sì, cioè io sono su Abrunico per il militare e sinceramente sì, cioè soprattutto le generazioni non tanto, ma le vecchie sì. Cioè quelli più anziani. Ho visto che comunque forse o perché siamo in divisa o perché, cioè, ti schifano, ti guardano, si girano dall'altra parte. Ma dal mio punto di vista non tanto, perché io ho imparato a convivere con la gente e lo sento poco. Secondo lei si sente ancora il disagio o c'è il disagio tra italiani e tedeschi in Alto Adige? Sì, c'è ancora, sì sì. Voluto dai politici però, non dalla popolazione. Allora, io sono di madrelingua italiana e tedesca e secondo me è un tesoro sapere due lingue. Mia figlia che ha 6 mesi crescerà sapendo l'italiano e il tedesco. Ma c'è un insieme di cose che non vanno tanto bene, no? Ce ne sarebbero molteplici cose, però non saprei da che parte iniziare, onestamente. Io no, perché ho fatto anche delle scuole, italiano e tedesco insieme, per cui mi va bene. Tutti gli altri, no, non riesco a digerirli. Assolutamente no, non c'è nessun problema. Solo quelli della politica vedono il diverso. Trovano fuori il monumento della vittoria, tirano fuori l'italiano, il tedesco, il resto assolutamente non esiste. Per chi è di mente un po' libera, se qualche una persona ha i suoi problemi, allora è un altro discorso, ma assolutamente secondo me non c'è diversità, non si avverte niente. Almeno io personalmente no. Solo politicamente, perché poi fra di noi italiani e tedeschi non siamo proprio affatto disagiati. Perfetto, e per lei signora? Per me la stessa cosa, guardi. È la politica che fa fare attrito fra uno e l'altro, se no non ci sarebbe niente per nessuno. Si sente ancora il disagio tra italiani e tedeschi in Alto Adige? Certo che sì. Fa un esempio? Sul lavoro. Sul lavoro si riesce a trovare meno facilmente lavoro, secondo me. Ma forse leggero, ma il più è dovuto dalla politica. La politica lo vuole. Da per gente non credo. Io da italiano mi trovo bene a Bolzano, molto bene. Io parlo italiano anche tedesco, perciò non lo so. Anche se sono veneto parlo tedesco, però sono sempre italiano. Quindi non ci sono problemi? No, per me no sicuramente. Io lo sento, il diverbio, ma non fra gente, fra i caponi grossi, i caporali grossi. Quindi in ambito politico? L'ambito politico, bravo. Dividi et impera. È questo, cioè i politici ci vogliono dividere, in realtà non esistono le differenze fra italiani e tedeschi. Tutti dovevamo andare al bagno a fare determinate cose e tutti dovevamo mangiare. Però per poterci governare i politici ci vogliono naturalmente dividere, creare queste differenze che in realtà non esistono perché siamo tutti esseri umani con le stesse esigenze.